Parliamo ora di verde. In Regione Lombardia si è svolto un convegno dal titolo Verso gli stati generali delle aree protette, un confronto tra esperti e amministratori di diverse regioni sul futuro dei nostri parchi. La nostra Ilaria Tettamante ha intervistato l'assessore all'ambiente lombardo Claudia Terzi. Assessore Terzi, questo convegno sui parchi cade a qualche mese di distanza a un altro convegno, anzi un concorso proprio sui parchi realizzato con le scuole, quindi un altro modo per ribadire la funzione di questi luoghi. Beh, direi che i parchi devono avere come primo obiettivo proprio quello di espletare la funzione di educazione ambientale, di far capire quanto è importante tutelare il territorio lombardo, ma anche di far capire come al meglio si può vivere il territorio lombardo. I parchi non sono un qualcosa di chiuso che serve per la protezione del territorio, ma assolutamente lontano da quella che è la vita normale del cittadino lombardo, ma devono essere assolutamente aperti proprio ai cittadini e in particolare ai bambini che sono il nostro futuro e che sono quelli che generalmente si dimostrano poi più ricettivi in tema di educazione ambientale e di rispetto dell'ambiente. Nella dibattito di stamattina si è sottolineata anche la funzione economica del parco e anche una sorta di relazione che ci deve essere attraverso il parco tra il contado, la parte più agricola della regione e la città. Beh, direi che proprio in quest'ottica di parchi aperti, di parchi che interagiscono con gli altri enti, va insomma il convegno di stamattina e senza dubbio andrà alla tavola rotonda che ci apprestiamo ad aprire. L'idea è proprio quella di ricercare dei fondi che non siano solo quelli regionali, vista la scarsità poi delle risorse, ma di arrivare, stamattina ipotizzavano addirittura in Europa e io condivido questa scelta. E B, soprattutto anche di aprirsi eventualmente a degli interlocutori o degli operatori privati e chi meglio di quelli che vivono nel parco. Quindi le attività, le imprese che già sono presenti e soprattutto gli agricoltori che sono effettivamente sotto ogni punto di vista coloro che più di altri tutelano il territorio. Un confronto quello di oggi tra assessori di diverse regioni, cosa prefigura questo? Beh, stamattina già si preannunciava dagli interventi una forte differenza di trattamento dei parchi e di gestione dei parchi. Devo dire che la Lombardia anche in questo caso si è dimostrata la regione che prima di tutti ha affrontato questa questione e soprattutto ha cercato di dare una regolamentazione che fosse il più possibile razionale. In questo senso andranno anche tutti gli interventi futuri che condivideremo ovviamente prima di tutto con Federparchi e poi con i nostri parchi. Ricordiamo che il primo parco in Italia, che è il Parco del Ticino, che è del 74, nasce proprio appunto in Lombardia. Abbiamo questo primato e ci piace mantenerlo. Staremo a vedere un po' qual è la situazione nelle altre regioni, non si sa mai che possiamo non solo insegnare ma anche in qualche modo apprendere qualcosa.